Una bella visita, una bella sorpresa in Abruzzo, Davide Cassani, tenuta ospite di Tenuta Ulissi. Davide, come stai? Molto bene, grazie. Come si sta senza la nazionale? Ma guarda, si sta bene, è naturale che sono stati 8 anni meravigliosi e mi mancherà questo ruolo, però la vita è questo, nel senso che comunque quando sono diventato commissario tecnico sapevo che era un incarico a termine. Poi adesso c'è Daniele Bennati che sicuramente ha tutte le caratteristiche per fare un buon lavoro. Parliamo un po' di Abruzzo. Io il benvenuto qui alla cantina Tenuta Ulissi ti è stato dato dalla maglia che è alle nostre spalle, la maglia gialla di Bernal. Sì, perché Tenuta Ulissi è sponsor dell'Androni, nell'Androni ha corso Bernal e quindi anche lui è uno di famiglia. Guardiamo ancora in casa abruzzese perché nella Trek Segafredo si compone la coppia dei due ciclisti più importanti, Ciccone e Cataldo. Bella coppia. Dario è un ragazzo, è un corridore che io stimo tantissimo, ha ancora tanto da fare, da dire e sono convinto che al fianco di Giulio possa, lo stesso Giulio, trarre grande beneficio perché è un uomo di esperienza, un ragazzo intelligente, un corridore che conosce bene il mestiere e conosce bene Giulio, quindi penso che possa essere davvero la persona giusta al fianco di Giulio Ciccone. Ti chiedo un'ultima cosa, noi qui siamo a Crecchio, che è il paese di Valentino Sciotti, un altro grande del ciclismo abruzzese, siamo a pochi chilometri dalla Maiella e dal Blockhaus e sarà una delle tappe più dure del prossimo giro. Tappa davvero impegnativa, il doppio Blockhaus, una tappa che sarà un grande spettacolo, se ne vedranno delle belle. Ecco, penso che un corridore come Ciccone in una tappa come questa può dire la sua. E non solo in una tappa come questa, perché alla fine mi aspetto che Giulio quest'anno, o meglio l'anno prossimo, possa fare quel salto che tutti quanti noi ci aspettiamo. Non c'è nessuna World Tour in Italia, Valentino Sciotti ne sponsorizza due all'estero. Cassani porterà la World Tour in Italia? È un sogno, ma è molto complicato, è molto difficile. Mi piacerebbe fare una squadra di alto livello in Italia e quindi per adesso resta un sogno, poi vedremo.